La bufala del gigante di Cardiff. Un benvenuto a tutti gli amanti della storia e oggi vi parleremo di una delle tante bufale sui giganti del passato. Nel 1869 i lavoratori intenti a scavare un pozzo in una fattoria nella piccola contea di Cardiff, nello stato di New York, scoprirono quello che sembrava essere il corpo di un antico uomo pietrificato alto circa 3 metri. La scoperta fece rapidamente scalpore nel pubblico, come è naturale che sia, e alcuni esperti scienziati e archeologi furono inizialmente indotti a pensare che il ritrovamento, divenuto famoso con il nome di Gigante di Cardiff, fosse una delle più grandi scoperte storiche mai effettuate. In realtà si scoprì ben presto la truffa che si celava dietro a quella che sembrava essere una sensazionale scoperta storica. La statua del gigante era infatti il frutto di una trovata di George Hall, un produttore di sigari ateo dello stato di New York, che viaggiava spesso per affari. L'idea gli venne in mente subito dopo aver affrontato un dibattito con un suo conoscente, un metodista protestante, riguardante uno dei molti passaggi del libro della Genesi. Il passo in questione era precisamente il 6.4, il quale narrava l'esistenza di giganti sulla Terra in un tempo storico passato. Hall, non sopportando la visione bigotta e conservatrice della sua comunità, decise quindi di dare vita ad una vera e propria provocazione, creando un gigante di pietra alto 3 metri per far suscitare stupore e anche ilarità. Il suo piano non si fermava qui. Egli pensò anche ad un eventuale profitto in denaro che questa sua bravata gli avrebbe temporaneamente assicurato, e così nel 1868 assunse alcuni scultori a Chicago per produrre una figura umana da un'enorme lastra di gesso. Il prodotto fu subito finito e spedito alla fattoria di Cardiff di un uomo che Hall conosceva molto bene, un suo amico, un tale William Stubb Newell. Passato diverso tempo, l'anno successivo, Hall chiese all'amico Newell di assumere alcuni operai per scavare per lui un pozzo nel luogo in cui lo aveva fatto seppellire. Dopo che la figura venne portata alla luce tramite un veloce passaparola, l'intera comunità si accorse che c'era qualcosa di strano e dunque arrivò subito alla fattoria di Newell. Egli, approfittandosi della situazione, si appropriò del gigante e lo trasportò sotto una tenda nella propria abitazione, chiedendo inizialmente ben 25 centesimi di dollaro per la visita, per poi raddoppiare il prezzo a mezzo dollaro una volta appurato che le visite continuavano ad aumentare inspiegabilmente. Alcuni scienziati ipotizzarono inizialmente che il ritrovamento fosse un vero e proprio uomo pietrificato, mentre altri teorizzarono che si trattava semplicemente di una statua secolare realizzata magari da alcuni sacerdoti gesuiti giunti nel Nuovo Mondo, oppure di un reperto di una qualche tribù indiana. In poco tempo, tuttavia, lo stimato paleontologo Othniel Charles Marsh, chiamato ad intervenire sullo strano caso, dichiarò che il gigante aveva in realtà origini molto recenti, che si trattava di un imbroglio molto ben articolato da parte di qualcuno che aveva intenzionalmente programmato questa messa in scena. Fu così che nel 1870 la bufala fu smascherata quando gli scultori analizzarono dettagliatamente la statua e si resero conto dell'imbroglio, a causa appunto dell'utilizzo di materiali molto recenti. Il gigante di Cardiff però ispirerà notevoli altre bufale nel tempo, come ad esempio il Solid Muldoon, una sorta di uomo pietrificato nel 1876, oppure il falso uomo pietrificato del Cayuga Lake nel 1877, circa 10 anni dopo. Oppure l'uomo pietrificato della città di Creed, fatto costruire ed acquistato per 3.000 dollari dal sindaco truffatore Jefferson Soapy Smith e messo subito in esposizione a prezzi esorbitanti. Gli esempi sono molti. La vicenda ispirò nel tempo anche numerosi romanzi, film e serie TV. Mark Twain scrisse infatti A Ghost Story, un romanzo in cui il gigante di Cardiff della vicenda prendeva vita dopo la morte e iniziava a perseguitare i cittadini newyorkesi diversi anni dopo. Anche la famosa novella di Howard Phillips Lovecraft, Out of the Eons, menziona il gigante di Cardiff paragonandolo con delle mummie vere. Ed infine, più recentemente, nel 1997, la seguitissima serie TV dei Simpson ha voluto omaggiare la vicenda creando una puntata sulla falsariga del gigante, intitolata Lisa la scettica. In essa viene infatti narrata la scoperta di un fossile e di un angelo da parte della piccola protagonista, la quale indagherà personalmente per poi scoprire che il ritrovamento è in verità un falso, mentre suo padre intanto si era arricchito con dei gadget dopo averlo trasportato di persona sotto la propria abitazione. Questo falso era stato ideato in realtà da uomini di marketing per pubblicizzare l'apertura di un nuovo centro commerciale in città e quindi destare stupore
in tutta la comunità. Una vicenda attualissima, insomma, che è rimasta famosa nella storia americana e non solo, e che ancora oggi ispira e fa divertire chi già la conosce, incantando e illudendo viceversa tutti coloro che ancora si affidano ciecamente a simili notizie sensazionalistiche al giorno d'oggi.